Il presidente eletto di IAM, un convegno importante, sala piena, grande interesse, grande relazione scientifica. Non solo sala piena, ma anche 70 iscritti per seguire il congresso a distanza, quindi un eccellente risultato di gradimento da parte degli oncologi. Questa è la seconda volta che noi facciamo questo congresso che si basa sul discutere le novità che sono state presentate al congresso di ACR e c'è anche una maturazione, un miglioramento delle presentazioni e dell'interpretazione del modello di questo congresso, che deve partire con gli spunti delle cose belle presentate all'ACR, ma tutti i relatori hanno avuto la capacità di cogliere quegli spunti per contestualizzarli e fare oggi delle presentazioni estremamente interessanti, anche perché presentazioni su argomenti di ricerca volta al futuro dei meccanismi, per esempio, della ricerca farmacologica che non sono esattamente il pane quotidiano degli oncologi medici clinici, ma che oggi sono stati presentati in maniera molto chiara, interessante, stimolante per il nostro lavoro, perché ci hanno anche fatto intravedere dei possibili sviluppi che sono veramente entusiasmanti e potrebbero essere molto molto importanti nei prossimi anni. Sono molto contento.